Il Palio torna in scena e festeggia finalmente la sua 30ª edizione giocata. Dopo che la pandemia aveva troncato il legame fra la comunità e la manifestazione per ben 2 anni, si torna finalmente sul palcoscenico il 9, il 10 e l'11 settembre per diffondere attraverso la rievocazione spettacolare quel patrimonio di cultura, arte e storia della nostra città. Legato a una rievocazione storica di epoca aragonese, l'evento rientra nella categoria delle feste e dei giochi folcloristici presenti in tutti i paesi dell'area mediterranea. Un momento di alta partecipazione e soprattutto di confronto. Un progetto che i giovani per un mondo unito, stanno portando avanti dal 1990 e che trova la sua motivazione nella forte necessità che ogni comunità avverte per recuperare la propria identità attraverso lo studio e della conoscenza delle proprie radici e tradizioni. L'obiettivo che si propone comunque è quello di conservare e, laddove necessario, recuperare l'identità culturale della comunità. È un successo incredibile, testimoniato nel tempo sia da numerosi consensi di pubblico, di stampa, ma addirittura da illustri messaggi provenienti dalla Presidenza della Repubblica. Un percorso, quello dei giovani, spesso in solitario, talvolta difficile, ma sempre intrapreso con costanza e dedizione, che ha sfornato nel tempo, diciamo la verità, un evento di qualità e non di quantità, di cui la città di Somma deve essere fiera. Da quest'anno al rione vincitore della competizione sarà consegnata una mattonella dipinto a mano in cotto con lo stemma il blasone della terra di Somma. L'opera è stata donata dal signor Elia Uriemma, nipote del compianto pittore Vito Uriemma alias Vitillo. La mattonella sarà conservata nell'archivio storico cittadino e consegnato ogni anno al vincitore del Palio, e poi ritornerà ad essere custodita dall'archivio storico. Il disegno è dell'appassionato, studioso e amico Saverio Raia, mentre il prodotto artistico appartiene alla ceramista Alessandra Fedele di Minturno, diplomata, scusate, all'Istituto d'Arte Cascano di Sessa Aurunca e specializzata in ceramica all'Istituto Statale Arte Ballardini di Faenza. Anni fa scrissi che inseguire un sogno non sempre è facile, spesso ci si trova ad affrontare mille ostacoli. Molti di noi abbiamo e custodiamo sogni e desideri nel cassetto personale. Il titolo scelto per questa edizione è Sei la terra che ho, e porta immancabilmente a evidenziare un vero atto di amore per il proprio territorio, che va comunque riformulato pensando in particolare al presente e alle generazioni future. Nella sua lunga storia, Somma Vesuviana si è sempre distinta come una città speciale, protagonista di primo piano per le sue innumerevoli vicende storiche e per aver dato i natali a personalità che hanno dato e hanno lasciato un segno indelebile,
nella storia locale, regionale e nazionale. La città si è sempre distinta per la sua potenzialità sul piano artistico e culturale: ville romane, quartieri storici, palazzi, castelli, chiese, monasteri, cripte e così via. È ora di sfruttare questo immenso patrimonio per avviarsi verso un'economia basata soprattutto sul turismo. Le periferie, con le loro stupende masserie d'epoca angioina, sono del tutto abbandonate e non vengono mai trattate con la dovuta attenzione. Esiste non solo un problema legato alla sicurezza cittadina, ma anche quello legato alla mancanza di un sistema prioritario per i bambini, anziani, disabili e categorie deboli. Sono motivi necessari quindi per poter sognare e desiderare a questo punto una città a misura d'uomo, che possa vantarsi di una saggia legislazione sociale. E solo allora, a conclusione, potremo ben dire che somma sei la terra che ho e in cui vorrei sempre vivere. Grazie.